Ciao a tutti, bentrovati all'interno del mio canale, io sono Stefano e questo non è l'appuntamento con il diario di un soccorritore. Quest'oggi una veste un pochettino particolare, siamo all'interno di uno studio televisivo, lo studio televisivo nel quale io ho presentato una mia trasmissione, effettivamente io facevo il presentatore televisivo, dopodiché la mia trasmissione è stata cestinata completamente e sono diventato un tecnico di regia all'interno della stessa emittente televisiva. Oggi ero qua al lavoro e abbiamo detto: ma sì, ma perché non rispolveriamo i vecchi fasti di quando si era presentatori televisivi e all'interno dello studio non ricreiamo un video da portare all'interno del canale? Bene, eccoci qua, pronti. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una cosa che è successa non più tardi di un paio di settimane fa circa, intanto che ero a fare un fine settimana al mare, un fine settimana bellissimo, veramente molto bello, il tempo è stato clemente perché non ha piovuto. Assolutamente no, però è successo un piccolo particolare e vi voglio portare a conoscenza di questa cosa, di questo particolare. Ci trovavamo a fare la spesa perché, come si sa bene, che bello studio! Voi non potete immaginare, ma di là c'è un regista vero che sta facendo tutte quante le inquadrature. Stefano che ha fatto tanti soldi per permettersi lo studio televisivo? No, no, assolutamente no. Siamo qua ospiti della mia emittente dove lavoro. Allora, dicevamo, siamo andati a fare la spesa. E fin qua nulla di strano, uno va a fare la spesa e ovviamente si tiene la mascherina sopra la faccia. Per noi che portiamo gli occhiali, non potete immaginare che fatica tenere la mascherina perché bisogna studiare il metodo corretto, altrimenti si appannano. Comunque, mascherina, abbiamo indossato i guanti, igienizzato le mani prima di indossare i guanti, igienizzato i guanti in maniera tale che potevano toccare le cose. Nessun problema, sono cose che si devono fare e giustamente devono essere fatte. Perlomeno dovrebbero essere fatte da tutti. È successo una piccola cosa, un piccolo problema, nel senso che intanto che eravamo vicino al banco frutta, una signora con il suo carrello è passata e questa signora abbiamo notato che stava mangiucchiando qualche cosa che poi ha prontamente, visto che aveva la mascherina che arrivava fino a qui, fino a sotto la bocca, ha prontamente tirato via a mani nude e messo sul suo carrellino. Nella fattispecie era il nocciolo di una ciliegia. Che evidentemente la signora in questione, molto educatamente, cosa ha fatto? Ha preso la sua ciliegia, se l'è mangiata così, giusto per, visto che il carrello era vuoto, vuoto, per cui non è che ha preso le sue ciliegie. No, no, il carrello era vuoto. Si è preso una ciliegia per assaggiarla, evidentemente se era buona, poi sarebbe tornata ad acquistarla. Forse sì, forse no. Ovviamente seguita con lo sguardo, nel frattempo cercavamo un commesso, comunque qualcuno addetto del personale che girasse, che sorvegliasse, cosa che effettivamente poi si è presentata, ma si è presentata nel momento in cui la signora in questione si è prontamente leccata un dito per andare a prendere i guanti. Usa e getta, sfogliandoli ben bene perché doveva cercare quello secondo lei più adatto. Ovviamente siamo stati zitti? Assolutamente no. Abbiamo chiamato il commesso, gli abbiamo fatto presente le cose. Il commesso gentilmente e giustamente ci ha dato ragione e ha pregato la signora di non comportarsi più in un determinato modo. Fossi stato io nel commesso, avrei perso un cliente. Scusatemi il termine, rompiballe, perché questo è un cliente rompiballe che non capisce niente, a fronte di magari guadagnarci con gli altri clienti che vedendo un atteggiamento costruttivo nei confronti di una pandemia che c'è stata ma che non è ancora scomparsa, perché chiariamo la situazione, il Covid non è ancora scomparso, il Covid-19 non è ancora scomparso, ci sono ancora casi, stanno spuntando ancora casi. Anche se non se ne parla più come se ne faceva prima e tutto quanto, anche se non ci sono più gli speciali, eccetera, una cosa e quell'altra, i casi ci sono ancora. Ficchiamocelo bene dentro nella cocuzza, perché non si può cancellare tutto quello che è stato fatto da parte di noi personale, comunque delle ambulanze, personale medico, da tutti quanti noi cittadini italiani. Perché siamo in estate, quindi bisogna assolutamente divertirsi, eccetera. Dico la località dove ero in villeggiatura con questo fine settimana, che è Marina di Massa. E
E il supermercato in questione è un supermercato non a Marina di Massa, ma in Massa Città. Altra cosa che è successa in quel fine settimana, si parla tanto di come sono comode queste sedie. Regia? Sono comode, eh? Allora, si parla tanto. Regia? Mi rispondi? Ok, grazie. Si parla tanto di distanziamento, distanze di sicurezza e tutto quanto. Vi racconto quello che ho visto io. Ovviamente mi è salito il crimine quando ho visto questa determinata scena, mi è salito il crimine, volevo quasi quasi andare da chi aveva organizzato tutto quanto e mollare una testata sul setto nasale, ma avrei poi infranto io il regolamento, quindi non avrei rispettato la distanza di sicurezza, però una manicata di scopa addosso gliel'avrei data, perché è stato organizzato sulla spiaggia, più che sulla spiaggia in acqua, una lezione di acquagym, che uno dice figata la lezione di acquagym, bello così, le signore e i signori si mantengono in movimento. Sì, peccato che il distanziamento di sicurezza non ci fosse, perché le persone erano letteralmente attaccate, sarà stato, non esagero, tanto spazio così, 25-30 cm tra una persona e l'altra, per fare acquagym, tutti quanti i movimenti, tutto girare, tutto quanto bellissimo, eccezionale. Ma rispettare quello che è stato dettato dalla legge? No. No, a quanto pare no. Non è stato rispettato assolutamente nulla. In più, ovviamente, in acqua nessuna mascherina, che per carità è giusto, ma se c'è un distanziamento. In spiaggia non vi dico. In spiaggia abbiamo cercato un posto, eravamo effettivamente a distanza, ma i bambini che giocavano e tutto quanto, magari saranno stati pure fratelli e sorelle, non lo metto in discussione, ma secondo me ci sarà stato, visto che c'erano diversi genitori che poi richiamavano all'ordine i propri figli per andare a casa per mangiarsi la peperonata o mangiarsi la parmigiana di melanzane, ci saranno stati pure amichetti e amichette, quindi non parenti. E il distanziamento sociale non è stato rispettato. Io sono fin troppo rigoroso in questa situazione, perché io il distanziamento sociale ce l'ho praticamente dentro, anche sul posto di lavoro. Se non indossiamo la mascherina mi arrabbio, anche perché sono negativo, notizia, sono negativo, sono negativo, non ho nessun anticorpo, ma proprio zero totale, zero, cioè, ma manco l'ho visto pitturato il Covid, sembra quasi che non abbia mai fatto turno in ambulanza, però io sono negativo e vorrei continuare ad esserlo, mi piacerebbe perlomeno continuare ad esserlo e non avere problemi che sono legati al Covid, anche perché quelli che definiscono il Covid una bufala, e l'ho già detto anche in un altro video, gli è possino, perché ci dovrebbero stare loro in terapia intensiva a passare tutto quello che hanno passato, le persone che ne sono uscite. E badate bene, sono stato gentile nel dire questa frase, perché chi mi conosce sa che avrei detto un'altra frase. Ma visto che... Zitto! Ma visto che... Dalla regia hanno detto di fatti, ma visto considerato che questo video è un video che è adatto anche a un pubblico di minori sopra i 16 anni, vediamo di rispettare un attimino anche questi discorsi. Ora, ci vuole tanto a rispettare una regola? Io capisco che possa essere difficile, possa essere impegnativo, possa essere fastidioso indossare una cacchio di mascherina. Ma io non credo che tutte quante quelle persone che giravano in spiaggia senza la mascherina, e non dico intanto che erano in acqua o che si avvicinavano all'acqua, no, che giravano tranquillamente per la spiaggia, andavano al bar della spiaggia senza nessunissimo problema, aperta parentesi, il distanziamento tra gli ombrelloni non esisteva. Il regolamento, la legge, se non ricordo male, ma se per caso dovessi sbagliare, scrivetemelo nei commenti, ok? Che correggo assolutamente il video. Perché a quanto so io, il distanziamento tra un ombrellone e l'altro deve essere di 4 metri. Se sono stati di 1,5, ce n'era tanto perché le sdraio erano completamente attaccate. Perché? Io capisco che tutti debbano lavorare, lo capisco, ma perché io devo rischiare la mia salute per far guadagnare qualcun altro? No. Veramente no. Esistono delle regole, rispettiamole. Se all'aperto possiamo non mettere la mascherina finché sussiste il distanziamento sociale, ben venga. Però quando ci si avvicina a qualcuno, la mascherina la teniamo su.
La tiriamo sul naso. E ripeto, sul naso, non andare in giro con la mascherina solo sulla bocca, perché c'è un bellissimo meme che sta girando in Facebook sul riscontro tra l'uomo e la mascherina. Se non l'avete visto, andatevelo a ricercare, io non ve lo posso mettere nei commenti o linkare sotto, perché altrimenti corro dei seri rischi, in quanto si fa un riferimento un pochettino esplicito, non entriamo troppo nei particolari. Vero regia che non entriamo nei particolari? Quanto mi fa specie parlare ancora con la mia regia? Sono gli stessi registi che seguivano me, figuratevi. Allora, tutto quanto questo popò di roba è per fare un piccolo sfogo, perché non avete idea di quello che ho trattenuto per non... Stavo per dire una parolaccia, per non mandare a quel paese determinate persone, anche perché pretendevano di aver ragione. Già sul mio luogo di lavoro ho a che fare con delle persone che la mascherina non sanno neanche che cosa voglia dire indossarla. Persone che su un tavolo o su questa sedia tossiscono nella mano e poi appoggiano. Prima di sedermi l'ho igienizzata. E dopo che ho finito di registrare questo video, state tranquilli che vado a igienizzarmi completamente. La fortuna che abbiamo il gel igienizzato e me lo spargo un pochettino dappertutto, senza nessunissimo problema. Questa parte qua la tagliamo, perché era uno sfogo mio. Ci stava? Non la tagliamo? Vedremo. Beh, tanto non è un problema. Io vi ringrazio di essere stati qua in mia compagnia, vi invito a cliccare sulla campanella, no, perché prima dovete iscrivervi e se non vi iscrivete non potete cliccare sulla campanella, quindi prima iscrivetevi, sì, schiacciate il bottoncino rosso per iscrivervi, che è di qua, di là, boh, non lo so, su e giù, tre che balla che chi se ne frega, poi cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati su tutte quante le prossime uscite, esce un nuovo video ogni sabato alle ore 13:30. Io vi ringrazio di essere stati qua in mia compagnia, ringrazio la mia regia, grazie regia. Poche parole, proprio. Posso fare, regia, posso fare una cosa che mi piaceva tanto quando ero presentatore? Sì. Ok. Dammela due! Perfetto. Vi ringrazio di essere stati qua in mia compagnia, a tre! E vi dico...